thank you era il tempo in cui berta filava 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 e il tempo passava oh come passava cosa succederà intanto che berta filava 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 e come sognava come sognava quando verrà l'amore questo amor. ma sulle mura del gran castello di notte, pian pian bel bello, intanto che stavano tutti a dormire, a cavallo del suo cavallo, avvolto in un gran mantello, l'amante l'andava infine a rapir. Era il bello che tenta, filava, filava, ma che veniva un tutto in gartion? Cari spettatori, mi vi presento così, era tanto per confondere le idee, ma sono qua che brontolo perché... E Il molinello, sì, è vecchio come me, forse di più, ah, senz'altro di più. Il perde colpi, si incanta, come faccio io quando parlo? Ah, che faccio una confusione. Ah, diventare vecchio non c'è niente da imparare, niente da imparare. Insomma, ho filato anche a me da giovane, eh? eh, sì. In casa mia che avevo il molinello, questo, che è questo il molinello, per filare. L'aspi e il guindo, che è quelli, per fare le matasse, no? erano ben attrezzati adesso mi sono chi che brontolo perché mi ha dato questa lana e me l'ha regalata un pastoso dei bondon appena tosata eh? fresca e bella è ancora l'unto dell'animale, dell che non è ben quello però la lana per lavorare per filarla la che vuol cardada cardada come si se fa se no ben fatto gruppi chi ha eh? la che vuol cardada impossibile fare il lavoro perfetto in casa mia che aveva il Molinel, l'asp, il tu tutti avevano per filare. Perché dovesse avere che in casa mia, anche se avevano altre bestie, insomma, insieme con quelle altre bestie avevano una canapegora, strano a dirsi, dirci, me l'aveva regalata un tante guerra. E quella è una storia abbastanza lunga, non ve la racconto perché è tutta la nostra storia. Insomma, aveva la, la, la lana in casa, la pegora in casa, che aveva la possibilità di filare la lana. Allora mia e mia sorella venne tutti a filare. Filare, 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 ne fevo farle mai, le sorelle le lavorevano anche a mano, le erano anche brave. Eh? Sì, sì, filevano anche la seda perché avevano anche i cavalieri, arrivevano anche quei, Tanti che ne avevano, la seda, la lana, tutto li. Ma mi capisco più perché fuori in gartion, insomma, anche quei per cardarca, me ricordo bene, sto a fare pieno di dei spongioni, però mi non ho mai usato, perché le erano anche pericolose e tutto di uncini di ferro che insomma non lo mai doppiato però che ne è bene. anche quando fai i materassi che la lana è tutta infilpata e indurita la va cardata. e poi così i materassi vengono belli soffici questa dovrebbe essere tutta, tutta bella presentarsi ma invece chi? perché le pego, le gira per i boschi, per i prati le pina assieme di tutta che dentro fili di erba, spini allora come se poi pretendere che infilato così il bagno perfetto se va dentro i nodi de, de, dell'erba, questo volevo dire. Insomma, con la possibilità di filarla che veniva da. Dopo fece le maglie a mano, era, era brava a lavorare mai a mano. Eh? E dopo, avendo trovato una donna, adesso Ramonno, pensò che era sordo-muta, però lei, ecco ma che dentro erba, chi? era sordomuta, e l'aveva imparata a lavorare bene la maglia a macchina, bravissima la era. Allora ne fece dei bei capi, e mi ricordo che li tenivo perché la fece i calzettoni, l era una roba di moda allora per le piute, i calzettoni così sotto il dinocchio come quelli che porta i titolese su per Isprok là, e mi mettevo a andare a scuola, a andare ramessa. messa, mi pareva di sfoggiare chissà chi. Dopo, pian pian... E sta subito dopo la guerra. e mio zio, che abitava a Milano, la mandò a materiali che pareva una bella cosa, gonfia. Lo chiamava Ryan. E quello si prendeva molto bene a filare, eh? bianco, lucido, morbido. così A un certo punto aveva impianto lì lana, pegore, anche oh, la pegora. A un certo punto, mia sorella, quando è morta, l'ha fatta in scendiletto. La, la... Mi ha sfruttato proprio tutto. Insomma, è una def Tutti tre la sua strada dopo. Però come ti dico, la lana la va. Guardata, se no dov'è un bel misterchino. no? come eh, si fa? Ah, non è il molinello che sbaglia, ma è me cammino che so anche usarlo. È proprio la lana che non è adatta. Ecco. Ah, oh, buongiorno, ma sono anche che brontolo, perché questa lana qui che ti immagazzo è tutta in garzione, eh? Sì, ma che sei chi che ne fai bici? Eh, volevo provare... Ma, ma è studio televisivo, questo non è? Oddio. in laboratorio, già no? una volta ti sei venuto a farmi i biscotti, un'altra volta non so cosa ti hai mai fatto, ancora ti sei venuta a filare io mi mando via perché faccio polvere, perché è tutto, di questa lana che guarda, lei è proprio come la venda i peggiori che guarda pegola. che se metta che la manda sti su la, la bice, la mia collaboratrice 5 stelle cari amici di Telegarda ben ritrovati, vedete che la bice qua ha fatto una bellissima introduzione e ricordando in quando la fileva su a basegga del momento, ah. quindi Ben ritrovati, amici di Telegarda, appassionati di dialetto, spero sempre appunto interessati. E oggi vedete, stiamo parlando di un'attività passata che fra l'altro la possiamo mostrare grazie a degli arnesi. Vice te me ripeti per cortesia: questo sarà il Molinello. In tagliamo l'arcolaio, l'arcolaio, l'arcolaio. Ecco. Invece, quella il guindol, il guindol te giri come un guindol perché sì. gira e fa su praticamente e fa le asse. E dopo, sì, per fare le, le dopo asse. Dopo che anche l'aspio, quello va a mano, eh, a ma manovella, un... e quello parte da questo rocchetto, va a finire l'aspio, se fa la ah, matassa. Quello è l'aspio o aspio? Ah, sì, quello per fare per far su la matassa. Dopo che è il fusmepar, fusme la rocca. Per perché per tingerla la lana bisogna fare ambatasse, a me gomno. Ah, ho capito. E no? allora sull'aspio. Ecco, questa è per disfare le matasse. Ecco, dice lasse me ringraziare intanto e comunitàto tradizioni, usi e costumi di Ako che dato Stidobei Arnesi Viste del pietre. Passà. Molto che però vece. vede che la bice la sa usare. È molto bella. Quindi oggi avete sentito grazie al racconto della bice che cos'è la filatura. Viste. Naturalmente la filatura non solo della lana, ma anche della seta in questo caso molto, sì, della sì. lana. Oggi quindi parliamo di un qualche cosa che riguarda il passato attraverso questi arnesi, attraverso i racconti della bice e adesso passiamo, attenzione, ad altri due, altre due attività del passato, una di queste c'è anche oggi, ma comunque sono caratteristiche del passato e sono la tessitura e la cardatura. E per spiegare questo, la nostra bice ci leggerà alcuni suoi testi scritti in prosa, appunto per meglio evidenziare gli aspetti di queste due attività tradizionali. Dopo questa senetta iniziale, naturalmente, a proposito, bice, prima quando te contevi quella storia della. Magliaia, mi pare che la chiave la Penso, un nome strana. Lo dico che era sordomuta, eh? Sì, quella, la ma, imparare a lavorare a la Ma bai. come se ci la chiamava Ventilia, perché era l'ultima dei venti Ah, Vintiglia, 20, 20 Freddei. No, non l'ho potuto smentare quel nome. Vintiglia. Ah, quella povera sposa di che Penso che dopo e dopo la neve a ristellare il FEM magari. Ah, dopo, sì. eh? Non era adesso era molla, via, però la Comunque vintiglia avete anni. sentito quindi la, la, la magliaia era, era una delle prime macchine sì. che usavano. Che la lavorava a la macchina, sì. era sottomuta e si chiamava Vintiglia. Esatto. Bene, adesso, però, alcuni termini vi li ho già detti, anzi quasi tutti, però vi do alcuni vocaboli riguardanti la filatura. Allora, innanzitutto l'Aspio, detto anche ASPI, sarebbe l'ASPO, sempre riguardante il filare. L'assa con una Z e la matassa, si dice anche a non sta a farmi cascare le asse. Eh, mm. Caff, il Caff è il bandolo, il bandolo della matassa, il Caff dell'asse. Poi c'è il fus con S, il fuso, sempre per filare. Quindi il guindol, l'abbiamo appena detto, eccolo qua, lo vedete davanti, con un bel accento tonico sulla I, guindol, non guindol. Window, altro strumento vedete per avvolgere, poi abbiamo il Molinelle. Avete visto prima la scenetta che con la bice che filava, anzi che si sì, filava esattamente, è il Molinelle che sarebbe in italiano l'arcolaio. Poi non possiamo dimenticare, e qui purtroppo non l'abbiamo, comunque la rocca con, un, con una C che in italiano diventa doppia, la rocca. Anche questo, naturalmente, è uno strumento che, che fa parte un po' di tutto l'armamentario che serve per lavorare Prima, la lama e anche la seta. Quindi ringrazio nuovamente il Comitato Tradizioni, Usi e Costume di Arco che ci ha fornito questi due bei arnesi della filatura. Ma adesso vi ho già anticipato che dobbiamo passare all'altro aspetto, perché quando si è filato, poi tutto ciò che è stato filato serve per tessere. tessere. Eh, e ci sono esatto. i tessadri, i tessitori. Vediamo allora cosa ci legge della tessitura la nostra bice il lavoro del tessadro il garazà al tempo degli egiziani dei greci, dei cinesi tanti anni fa e basta ricordare la tela della Penelope che l'aspettava da vent'anni che quel marico, il giramondo di Ulisse tornasse a. casa. la lana era quella delle pecore che ne era tante allora dalla lontana Cina arrivava invece la seda la lana e la seda e le lavorava le donne a mamma poi ho cominciato con l'ordegno, il telar, che era proprio una macchina fatta in arapedale. Anche qui in Italia non scherzava, specialmente al nord, dalle nostre bande. E passiamo un bel po' di tempo e 200 anni fa, un signore l'ha una macchina che la faceva una muccia di lavoro in poco tempo. Ancora ho tutti i tipi di lana e di seda, per di ho anche di plastica, che la costa poco. Bene, avete sentito sulla tessitura, anche qua c'è da ricordare alcuni termini, sono pochi. Ecco per esempio il petem, petem, sentite un bel accento tonico sulla prima E che diventa accento, accento fonico aperto: è il pettine, ma anche il pettine del telaio, telaio appunto che serve per la tessitura. Poi c'è il telar, chiaramente il telaio per tessere, e poi questo termine, il tessado, che è il tessitore. Provo a ricordare anche un aggeggio piccolino che è la spola, o Spoleta, sì. o naveta. è quell'aggeggio che corre dentro e fuori. Avanti André. Esatto. Ti sì. fai i punti e ti divide i fila. Che e esatto. in... fili, anche che sì. al detto, te me fai girare. Nare na avanti André, come una spola, no? Perché la va spola, spola va avanti e indietro, no? Ah passa attraverso... Mi, i mi viene filati. in mente quello, come fai a cascare le azze? Perché se si E il filo di quella lì... Guai, guai, un gartione. guai. Quindi anche la spola. Ecco, eh, approfitto qui per eh, far presente che in questi giorni è uscito, dovrei averlo qua, da qualche parte, vediamo se ce l'ho, non so dove è finito, comunque il calendario di Frate Indovino, pensate poi del 2017 intitolato, eccolo qua, mi sembrava che il di averlo, misteri. guardate un po', i misteri di un tempo, domanda, rivivranno ancora? Una bella domanda, ecco, probabilmente eh, frate indovino, la visla bice che la parlava è del <ride> sì, sì, sì. parolotte, <ride> eh, ricorda dopo cosa aveva il cromer, <ride> la cioda, se tornai, il calier, Tutti la visla bice tanti. la dispetta che fa mancare a noi, frate Ma indovino, eh. e ecco. di fatti vedete qua, questo bellissimo. Ecco, se voi avete la bontà di riceverlo, quindi lo aprirete, vedrete che dentro ci sono tutti i mestieri, i misteri, eh, i, misteri i lavori artigianali di una volta. Quindi il nome degli ricordiamo il frate, frate Indovino che ci sta imitando perché stiamo noi per primi no. a parlare dei vecchi misteri. Eh, L'avattuto avem avrembattuto il frate Indovino. Meno male. Bene. Fatta la tessitura, prima la filatura con i vocaboli, la tessitura con i vocaboli, adesso andiamo alla cardatura di cui cardatura. prima hai già parlato. Sì. Cardatura, sentiamo cosa ci dice. Che la quelco di prima perché se no la lana non è cardata, il filo si presenta tutta a gruppi, tutta no. Quando filarlo. la lana era vecchia e schizzava bisognava cardarla. Per cardare la lana si usava il cardo, una pianta spinosa che se la lasciava seccare per poi fa che passassora le spine dure la lana, in modo da farla tornare morbida e senza gnocchetti. Col passare degli anni l'uomo che è furbo, l'inventa in ordine fa con due tavolette piene di ponte di ferro. E mezzo si fece passare la lana muovendo una tavoletta su un'altra, così che la lana la torneva come nuova. Ma non si cadeva sulla la lana, si cadeva anche il cotone. Però la bice, sì, ricordo la bice, piastra. stai dire che quelle due tavolette lì tutte le usavi tanto, perché era pericolosa. No, Pericoloso. Perché sui dei, perché era queste ponte di ferro. Esatto de fer. perché è proprio un quadro di legno rivestito della mera e dalla mera avanza tutti questi uncini, due uguali, strofinando sulla lana, così. Si la carda, se cioè, carda la si pulisce la sepia bella, no, soffice, la so. però, io non che per nulla era da usare. Per però, gole. prima che inventò il si usava il cardo. Ecco dal termine cardatura: Guarda, che rangeva, cardo so. che è resto tra pianta spinosa si usava le spine di questa pianta. Se così mm. le, le a dure per fare quel lavoro. Che dopo ha fatto le dotaulete con le Ponte de Ferro. Per, per dirla a poche parole, esatto. poche parole povere sì. per i nostri sì. amici sì. telespettatori, sì. ecco. riguardo alla cardatura non ci sono particolari eh, parole, particolari vocaboli non da dire, toccato. per cui direi che con la cardatura abbiamo finito. Quindi siamo proprio arrivati alla fine, alla dice, fine. perché okay. abbiamo fatto ormai okay. il nostro, la nostra filatura, mm. la nostra tessitura e la nostra cardatura. Avevi ricordato bel po' del tempo passato. Bella eh, è to tornare a Andrea quei ricordi, è bello Perché nella ventillia è stata sordomuta che la sapeva lavorare a macchina e la tefeva dei gambaletti con questi calzettoni mi pareva un lavoro chissà quando sei giovane è, è più bello però a quei tempi che non aveva niente era già qualcosa sfoggiare ecco, che non aveva niente. Esatto, esatto. niente assolutamente ancora un esatto. ga... po' massa direi un po' massa ecco. non tutti perché anche qui eh, sempre le, po', le masse Però insomma in nel complesso rispetto al passato non manca, detta, niente, non manca niente non manca niente qui ecco, lamentarsi ecco. neanche a noi manca questa, questo desiderio no? di aliettare, speriamo, speriamo, i telespettatori di Telegarda, gli amanti del dialetto. Oggi abbiamo offerto loro queste prose, tutte dialettali che avete visto scorrere in sovraimpressione, così vi rendete conto di come è scritto questo dialetto, come sono gli accenti, come, come sono gli apostrofi, come si dovrebbe scrivere, perché scrivere scrive in dialetto scrive. non è semplice e no. come ho già detto in precedenti puntate, se noi leggiamo diversi autori, eh, notiamo che la scrittura è sempre diversa. Poi c'è naturalmente la differenza fra valle, fra valle, fra città. Da una vallata all'altra cambia molto. Eh, certo, sì, a poco. Sì. Bene, io direi che questa volta siamo arrivati alla fine. Okay. Vedete la bice in costume, questa volta la mia collaboratrice si è presentata così da in costume. Da Befana. Da Befana. Fra l'altro lei ha partecipato proprio con questi costumi sì. a un'esibizione nella piazza di Arco quando c'è stata <ride> l'esposizione di Lecci Misteri Esatto, una festa. Sì. E vi te fatto, quel che te ne hai fatto vedere stasera. Esatto, eh, cioè, oggi. I turisti mi chiedevano spiegazioni sul filato, insomma, mi sono sentita proprio come Berta filava. Ho oh, capito. Ecco, quindi con la Berta... Che filava esatto. un carissimo saluto a tutti vi aspettiamo la prossima volta grazie bici ancora per la grazie tua collaborazione dico, è che è sempre niente. preziosa uh -oh. e importante per le tue esperienze del passato che ci permettono appunto di ricordare questi vecchi misteri sempre è bel vi ricordo che che La bice ci dirà ancora qualche verso più avanti, in qualche Pidiamo. altra puntata di altri vecchi misteri. Quindi, di nuovo grazie, di nuovo saluti e vi aspetto la prossima volta. Ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Okay. Arrivederci.